Secondo una sintesi di alcune ricerche ad opera del Best Counseling Degrees, il 52% degli americani non accede alle cure psicologiche perché ritiene troppo difficile riuscire ad accedervi. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui, prendendo delle ricerche peraltro già vecchie di qualche anno, nel nostro continente circa un terzo delle terapie viene fatta online. Ma, domanda, la terapia online è efficace? Una cosa di cui ho sentito parlare tanto è il problema dell'alleanza terapeutica. Secondo alcuni colleghi, con uno schermo davanti non si può instaurare una vera e propria alleanza terapeutica e quindi l'efficacia ne sarebbe inficiata. Secondo altri invece il fatto che tu non puoi vedere specificatamente tutto il comportamento non verbale della persona, perché ne ritagli soltanto un pezzo, non ti permette di fare un completo e preciso lavoro terapeutico. Che poi io vorrei vederli questi colleghi che vanno ad analizzare il movimento del tallone destro del paziente trovandone un vitale punto di svolta per il successo della terapia. Così non hai visto che il suo ginocchio sinistro stava facendo su e giù e questo è un chiaro segno di una pulsione sessuale in atto. Anyway, che ci dicono le ricerche? L'American Psychological Association ha condotto una serie di studi e nel 2017 ha tirato le somme. La terapia online è efficace tanto quanto quella vis-à-vis. Anzi, alcune ricerche ci dicono che in taluni casi è addirittura meglio, per esempio per quelle persone che per ragioni lavorative o di qualunque altro genere non possono venire dentro al tuo studio. Io per esempio vedo tanti italiani che vivono all'estero, a New York, a Singapore, a Barcellona, in Islanda. Ovvio che la stessa APA ci dice che parimenti la terapia online non va bene per tutti, per esempio per quelle situazioni più gravi come la schizofrenia o l'uso di sostanze, il che, perdonami, è pure scontato. Però non è per una questione di gravità, non è che il problema è troppo grave e lo schermo riduce il potere terapeutico della seduta. No, semplicemente si tratta di problematiche che vanno monitorate con grande attenzione e che quindi magari necessitano un occhio di riguardo in più da parte del terapeuta. Che poi, secondo me, anche questa è una questione molto legata al significato che noi gli diamo, perché non è che quando vedi una persona più grave la maggior parte delle volte fai qualcosa di diverso. Cioè, quando vedi una persona che si trova in una situazione più grave, non è che la immobilizzi, la leghi con una camicia di forza, gli inietti un tranquillante. No, cerchi di contenerla e generalmente lo fai con le parole. Poi, ovvio, ci sono delle situazioni in cui la presenza fisica dello psicologo è veramente fondamentale, però si tratta di quei casi specifici che, detto tra noi, sono anche una minor parte e dobbiamo essere ovviamente in grado di identificarli. No, è che più probabilmente si stanno cercando di delineare delle linee guida più precise e più universali, che però devono tenere in considerazione le diversità delle persone e delle situazioni a seconda dei contesti. Per capirci, ci sono tutta una serie di problematiche, una tipologia di problematiche che peraltro sono soltanto una fettina della torta complessiva che magari possono necessitare di, facciamo un esempio, una somministrazione di un farmaco seduta stante. Però se ci pensi anche tu, sono situazioni più rare rispetto a quelle che tipicamente si vedono e che soprattutto si vedono magari in certi contesti più che in altri, come penso a un centro di salute mentale. Vabbè, insomma, la sintesi è che molto probabilmente si sta cercando di capire tutta una serie di regole, di funzionalità, di cose che possono essere utili per la terapia online e cose che invece riguardano, funzionano meglio nella terapia vis-à-vis. Tuttavia, quello che vorrei dire con questo video è: evitiamo di alimentare delle fake news rispetto alla terapia online, perché ci stiamo in questo modo togliendo a noi la possibilità di raggiungere le persone, più persone, e a più persone la possibilità di arrivare da noi. Oh, il 52% degli americani non va in terapia, la metà. Nella mia esperienza, sia personale sia basata sulla letteratura, posso dirti che i fattori principali sono i due attori in gioco. Cioè,
Semplicemente, buona parte della riuscita di una terapia online dipende dal fatto che al terapeuta e o al paziente piaccia o non piaccia fare una seduta online, che è molto diverso dal dire che una terapia online non funziona. Quindi, specialmente quando lavoriamo nel nostro studio privato, dobbiamo cominciare a sfatare una serie di miti e a dire a noi stessi e ai nostri clienti che tutto sommato la terapia online funziona.